Ciao ragazzi, se sono esistiti nel passato dei momenti di terrore e violenza verso persone innocenti ma ritenute ingiustamente colpevoli di gravi problemi comuni, uno dei più oscuri, più spaventosi e anche più tristemente noti è senz'altro quello della caccia alle streghe, che funestò l'Europa e le colonie americane tra il XV e il XVIII secolo, provocando almeno 40.000 vittime, la maggioranza delle quali erano donne. Ma di cosa si trattava esattamente? Quali ne erano le ragioni? Ed esistono ancora oggi nel mondo persecuzioni di questo stesso genere? Ne parleremo nel video di oggi. La caccia alle streghe nell'età moderna. Le procedure, le cause e le interpretazioni. Diversamente da quello che molti potrebbero pensare, la caccia alle streghe non fu un fatto medievale. Almeno fino al XIII secolo, infatti, la dottrina cristiana dominante negava l'esistenza delle streghe e della stregoneria, condannandola come una superstizione pagana. Questo sistema di pensiero cominciò ad entrare in crisi nel XIII secolo. Era infatti il 1233, quando Papa Gregorio IX, in una bolla papale passata alla storia col nome di Vox in Rama, condannò per la prima volta i seguaci del maligno, i luciferiani, definendo alcuni tratti eretici che già anticipavano i concetti di strega e stregoneria. Qui era nominato ad esempio il bacio infame, e si menzionava il rituale del sabba a cui le streghe avrebbero partecipato alla presenza del Signore delle Tenebre. Si hanno notizie in questi stessi anni del processo ad una strega e del primo rogo, che pare sia avvenuto a Tolosa nel 1275. Ma fu solo nel 400, con la pubblicazione di testi come il Malleus Maleficarum e con una serie di persecuzioni avvenute a Valais, in Svizzera, che il problema cominciò a diffondersi in tutta Europa, richiedendo per la prima volta una soluzione sistematica. La persecuzione di Valais. Prima che il fenomeno si diffondesse ovunque, una serie di processi contro le streghe si svolse a Valais, nell'attuale Svizzera, tra il 1428 e il 1447. Il numero delle vittime è oggi ignoto, ma si calcola che almeno 300 persone, tra uomini e donne, vennero uccise. Si trattò probabilmente di un fenomeno di isteria collettiva, dovuto al fatto che il territorio era politicamente instabile e di recente sconvolto da guerre civili. A partire dalla bassa valle di lingua francese, cominciò una ricerca spietata di praticanti di stregoneria, che rapidamente si espanse in tutta la regione. Chiunque veniva accusato da più di 3 persone insieme poteva essere imprigionato e torturato, e chi confessava veniva crocifisso o bruciato sul rogo come eretico. Le accuse in questo caso erano diverse. Si andava dal volo notturno al saccheggio e all'avvelenamento delle scorte alimentari, alla licantropia e all'invisibilità causata da erbe magiche. Streghe e stregoni erano ritenuti colpevoli di cannibalismo verso gli infanti, di maledizione, di cospirazione contro la cristianità e, naturalmente, di alleanza col diavolo. Conosciamo l'evento grazie ad un'unica fonte del tempo e per questo molti dei suoi aspetti ci restano oscuri ancora oggi. Quel che sappiamo è che tra i condannati ci furono sia uomini sia donne. Per lo più paesani, ma di età e condizioni diverse. Probabilmente le esecuzioni che avvennero qui funzionarono come esempio per tutti i secoli a venire, e dal momento che le autorità ecclesiastiche diedero importanza al problema, la caccia alle streghe cominciò a diffondersi rapidamente nei territori germanici, raggiungendo in meno di un secolo la Francia, l'Inghilterra e la Scandinavia, e a partire dal 600 le colonie americane e vari altri luoghi d'Europa. La legalizzazione delle persecuzioni. Nel 1484, con la bolla pontificia Summis Desiderantes Affectibus, Papa Innocenzo VIII affermò
la necessità di sopprimere le eresie e la stregoneria nei territori tedeschi, ed in particolare in città come Magonza, Colonia e Salisburgo. È recentemente giunto alle nostre orecchie, si dice nell'enciclica, che in alcune regioni dell'Alta Germania molte persone di entrambi i sessi, rinnegando la fede cattolica, si sono abbandonate a demoni maschi e femmine, e che, a causa dei loro incantesimi e altre pratiche abominevoli, hanno causato la rovina propria, della loro prole, degli animali e dei prodotti della terra, così come di uomini e donne, delle greggi e delle mandrie, che essi hanno tormentato e torturato, infliggendo orribili dolori e angosce e impedendo agli uomini di procreare e alle donne di concepire. L'enciclica fu scritta come risposta a due inquisitori del luogo, Heinrich Kramer e Jakob Sprenger, che chiedevano al Papa un appoggio e una legittimazione per le proprie azioni. Innocenzo VIII concesse loro di procedere alla correzione, all'imprigionamento e alla punizione di queste persone, e garantì anche una protezione contro le autorità locali, che ritenevano i metodi di Kramer e Sprenger troppo violenti. A distanza di pochi anni, nel 1486, i due pubblicarono il più importante e controverso testo sull'argomento, il Malleus Maleficarum, conosciuto anche come il Martello delle Streghe, una sorta di manuale che non soltanto giustificava la pratica della persecuzione, ma incoraggiava l'eliminazione di streghe e stregoni. Il successo del libro fu straordinario. A Magonza, dove pochi anni prima era stata inventata la stampa a caratteri mobili, il Malleus venne pubblicato e ristampato innumerevoli volte, e questo contribuì a diffonderlo su tutti i territori di lingua tedesca, propagando i modi, i metodi e le soluzioni da adottare. In apertura al libro fu pubblicata anche l'enciclica del Papa, che decretava ufficialmente il cambio di posizione della Chiesa sulla stregoneria. Si passò dal considerare un'eresia l'atto di crederla vera, a ritenere che la stregoneria fosse invece reale, e in questo modo la sua persecuzione ottenne una legittimità. Gli anni della caccia alle streghe. Dopo qualche tempo di assestamento, la caccia alle streghe conobbe un periodo di crescita esponenziale che raggiunse il picco tra il 1560 e il 1730. In questi anni moltissime persone vennero processate e giustiziate con esecuzioni sommarie sparse in tutta Europa. Tra le peggiori si registrarono i processi di Trier, di Fulda, di Würzburg e di Bamberg, avvenute tutte tra la fine del 500 e l'inizio del 600 in Germania. Un grande processo si ebbe sul finire del 500 in Scozia, e a più ondate l'Inquisizione raggiunse i territori baschi, la Svezia e naturalmente le colonie americane, dove tra il 1692 e il 1693 si svolse il famoso processo di Salem. Non mancarono casi anche in Italia, dove la caccia alle streghe si concentrò soprattutto nei territori alpini. Ogni movimento si sviluppava in modo autonomo, senza far capo ad un'autorità centrale, seguendo però uno schema che si ripeteva sempre allo stesso modo. Una comunità veniva a trovarsi per qualche ragione in una situazione di grave difficoltà, che poteva essere una guerra, o tante volte un raccolto andato a male, oppure si trovava davanti ad avvenimenti strani ed inquietanti, come ad esempio la nascita di bambini morti, oppure la morte di un animale domestico. Tutto ciò che non poteva essere spiegato con strumenti umani era imputato alle streghe. Le persone iniziavano a sospettare le une delle altre e finivano per accusarsi a vicenda. Se il problema persisteva, la violenza chiamava nuova violenza e decine, a volte centinaia di innocenti venivano incolpati e processati. I metodi impiegati erano spietati e ingiusti. Gli accusati erano imprigionati per giorni e sottoposti a torture per estorcere loro false confessioni e nomi di altri possibili colpevoli. Li si sottoponeva a privazioni di sonno, a fustigazioni, ad umiliazioni sessuali, e la tortura in molti casi funzionava da selezionatore degli innocenti,
Coloro che sopravvivevano, infatti, erano considerati sotto la protezione divina e per questo potevano essere liberati. Troppe volte, però, anche solo per arrestare il supplizio, gli accusati finivano per confessare colpe che non avevano o per accusare a loro volta altri innocenti. E in questo modo gli arresti aumentavano e i processi potevano andare avanti anche per anni. Ai colpevoli erano riservate punizioni disparate che andavano dall'esilio al pagamento di multe, alla pena capitale. Le più gravi forme di stregoneria erano punite con l'impiccagione, con la decapitazione e con la morte sul rogo. Nessuna di queste condanne era emessa direttamente dalla Chiesa. Erano infatti le autorità locali a gestire i processi e ad emanare le pene. Non è oggi facile stabilire quale sia stato il numero preciso delle vittime. Le fonti ufficiali oscillano tra le 40 e le 60.000 persone, ma molti hanno ritenuto questo numero troppo basso perché non contemplerebbe tutte le persone linciate o morte anche solo per le cattive condizioni igieniche in cui versavano nelle prigioni. Per questo, studi recenti hanno avanzato l'ipotesi che i decessi totali ammonterebbero ad oltre 100.000. L'identikit degli accusati. Quasi sempre le vittime erano individui scomodi, subalterni o socialmente problematici. Molte streghe erano donne sole, spesso anziane, che vivevano ai margini della società. Chi conduceva una vita isolata, ad esempio, era spesso preso di mira, come lo era chi si comportava in modo strano o poco convenzionale, o chi riscuoteva un improvviso e inspiegabile successo in qualche affare. Tutto ciò che provocava sospetto poteva essere interpretato come opera del diavolo. Dal momento che le comunità del tempo vivevano principalmente di agricoltura e allevamento, una delle accuse più gravi era che le streghe rovinassero il raccolto o provocassero la morte degli animali da cortile. La morte prematura di bambini era considerata opera loro. Si diceva poi che partecipassero ai sabba e fornicassero col diavolo, che fossero in grado di scagliare maledizioni, di preparare filtri d'amore e di ostacolare la fecondità. Benché tra gli accusati vi furono molti uomini, la stregoneria fu a lungo considerata una prerogativa femminile. Già Cramer, nel suo Malleus Maleficarum, fa riferimento in modo quasi esclusivo alle donne, definendole tentatrici o ingannatrici e naturalmente più inclini alla seduzione del male. L'immagine della donna come essere imperfetto si era del resto già radicata sul finire del Medioevo, con il venir meno dell'idea cavalleresca della donna angelo. In società fortemente regolate da un potere maschile, sia politico sia religioso, una donna, soprattutto se sola e cioè priva del controllo e della sottomissione di un uomo, era un soggetto instabile e pericoloso, ma al tempo stesso debole e facilmente eliminabile. Cause ed interpretazioni. La caccia alle streghe fu un movimento frastagliato e diversificato. Con questo macronome si è infatti soliti riassumere un lasso di tempo lungo e complesso, durante il quale si presentarono focolai sparsi, diversi tra loro per modalità, per cause e anche per durata. Non tutti i paesi ne furono infatti colpiti allo stesso modo. I luoghi più colpiti furono sicuramente quelli del Sacro Romano Impero, mentre l'Italia, ad esempio, ne rimase abbastanza esclusa. I processi potevano infatti provocare morti e violenze in una comunità, senza necessariamente per questo contagiare territori vicini. Per quanto riguarda le cause, sicuramente le più evidenti furono quelle di tipo socio-politico. L'instabilità amministrativa di certi luoghi, i tumulti sociali, i problemi legati ai disastri ambientali, alle guerre, alle malattie e alla fame, furono solo alcune delle possibili ragioni. Alcuni pensano anche che i cambiamenti climatici, in atto tra il XVI e il XIX secolo, gli anni della cosiddetta piccola era glaciale, abbiano avuto una loro parte.
Il precipitare delle temperature, infatti, e l'intensificarsi di grandinate e perturbazioni violente potrebbero aver causato danni ai raccolti del tempo, fatto di cui molto spesso le streghe erano ritenute responsabili. E non sarebbe del resto un caso che uno dei capi d'accusa a loro rivolti era anche il controllo degli agenti climatici. L'età moderna fu poi un periodo di grandi rivolgimenti e di grandi cambiamenti sociali, dovuti per esempio alle scoperte geografiche o, naturalmente, alle guerre di religione. Il picco della caccia alle streghe si ebbe infatti proprio in concomitanza con la Riforma protestante e con la successiva Controriforma, quell'unità religiosa che aveva caratterizzato l'Europa fino a quel momento, improvvisamente venne meno e così collassarono tutte le precedenti certezze. Si sentì allora il bisogno di ricercare un colpevole tra i vari diversi, fossero essi protestanti, luterani, calvinisti o streghe. La fine della caccia alle streghe. Dopo il 1750 rimasero in Europa sporadici casi di processi, ma va anche detto che questi non cessarono mai realmente del tutto. La caccia alle streghe, con modalità diverse dal passato, esiste tuttora in alcuni territori subsahariani ed asiatici. Fino alla fine dello scorso secolo si sono registrati casi di violenza o aggressioni in Russia, e in Tanzania dal 2005 al 2011 circa 500 persone l'anno sono state linciate per il sospetto di stregoneria. Anche per questo non basta parlare solo di ragioni storiche. Secondo numerosi studiosi, infatti, la caccia avrebbe delle origini antropologiche molto più complesse e profonde, legate alla necessità di una classe dominante di riaffermare ad esempio il proprio potere, oppure al bisogno istintivo dell'uomo di ricercare un capro espiatorio che possa da solo risolvere quelli che sono i problemi, le paure e le difficoltà di un'intera comunità. E tu conoscevi questa storia? Avevi mai sentito parlare della caccia alle streghe? E credevi possibile che situazioni del genere esistessero ancora oggi nel mondo? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi ringrazio per aver guardato questo video e mi auguro come sempre che l'argomento vi sia piaciuto. Un saluto e alla prossima! Se ti è piaciuto il video, lascia un like o condividilo con chi vuoi. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Per tutti gli altri aggiornamenti e le novità, puoi seguirmi su Instagram, dove sono semplicemente Noisia. Grazie e al prossimo video di Nupost!